It's alive! Amici, bentrovati, nuova puntata di Perfette Sconosciute. Oggi ascoltiamo in esclusiva il brano appena uscito dei Killers, nuovo, che si chiama Caution, dal nuovo album che si chiamerà Imploding the Mirage, band che ha annunciato che ci saranno in questo disco numerosi guest, numerosi artisti, da Adam Granduciel dei The War on Drugs a KD Lang, Way Is Blood, Blake Mills, Lucius, ci sarà anche il chitarrista dei Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, ed è prodotto da Sean Everett e Jonathan Rado dei Foxygen. Quindi un bello sforzo collettivo per una tournée che è stata annunciata un po' nella speranza che l'emergenza del coronavirus possa essere finita per allora, che sarà la più estesa della loro carriera e toccherà quasi tutte le città più importanti dell'Europa e degli Stati Uniti a partire da luglio, e il 7 di luglio dovrebbero essere in Italia a Milano. Speriamo, insomma, che tutto questo possa essere possibile. Allora, la canzone si chiama Caution, ce la diamo ad ascoltare, vediamo com'è. Ma prima di iniziare con l'ascolto voglio ricordarvi che potete già mettere un like preventivo e poi dovete iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Caution, The Killers. Ok, rock abbastanza epico nello stile degli U2, diciamo quelli più dei tardi 90 e inizio 2000. In generale sento e risento dei momenti di synth pop simili a Human come tipo di brano. Anche nel giro, insomma, mi sembra che siamo in quel mondo lì. Rispetto ad alcuni Killers, soprattutto dell'ultimo disco, c'è un ritorno un po' alle origini con i synth, ma allo stesso tempo mi sembra che ci sia un ritorno a una formula ancora più pop, mentre considero l'esperimento precedente un esperimento che fu verso il rock. Comunque, per adesso interessante, devo dire. Da classifica, non parliamo assolutamente di musica alternativa in nessuna maniera, non mi aspettavo di ascoltare niente di alternativo, ma almeno mi sembra che siano a fuoco. Doesn't like birthdays, they remind her of
Ok, c'è anche lo sfumino, quindi non manca niente per questa rievocazione degli anni Ottanta. In un certo senso ci si risente dentro tutto un tipo di pop di quel periodo, per esempio, non so, c'è da Tom Petty in un certo modo, però ci sento anche i The War on Drugs. Non è un caso che ci sia Adam Granducci infatti all'interno dell'album come collaborazione, perché quel tipo di suono, soprattutto nella strofa, non nel ritornello, è quello lì, quel tipo di groove tipico della rievocazione degli 80s che fanno i The War on Drugs. Se i The War on Drugs però fossero un progetto pop e non un progetto comunque di musica rock, pop alternativa. E da questo punto di vista i Killers sono perfetti. Devo dire, Brandon Flowers ha sempre una grandissima voce e quindi ne fa sfoggio nel ritornello, che forse è la parte più difficile da digerire, nel senso, è difficile da digerire per chi non ama cose citofonate e banali, e quindi un po' si banalizza, ma è pur sempre un ottimo ritornello, è un ritornello molto efficace. Ecco, li trovo estremamente a fuoco e soprattutto trovo al solito incredibilmente efficace la parte ritmica. C'è una linea di basso meravigliosa di questa canzone, altrettanto lo è la parte di batteria, che come sempre si muove in maniera molto intelligente, molto dinamica, mai banale, e poca chitarra, se non in questa coda finale alla The War on Drugs, ma suonati a 30 bpm più veloci, con devo dire la scelta proprio tipica. Ecco, probabilmente, ecco, i The Killers si sono ascoltati tantissimo i The War on Drugs in questo periodo, in questi 2 anni e mezzo di assenza tra Wonderful Wonderful e questo album, e evidentemente li ha fatto bene, perché un po' li ha riportati all'interno delle grandi melodie che hanno sempre avuto, ma in un certo senso gli dà anche una quadra. Sembrano i The War on Drugs accelerati e sembrano i The War on Drugs che fanno scelte un po' più commerciali. Ciò nonostante, credo che sia una canzone molto molto buona, molto a fuoco. Mi devo dire che mi piace, e per quanto mi piacessero delle canzoni di Wonderful Wonderful, assolutamente, ma qui sento proprio lo stile dei Killers. Guardate che facciamo così. I voti di Enrico Silvestrin, che poi so io e me li devo lanciare da solo. Bene, questa canzone è Caution dei The Killers, prima anticipazione dal loro nuovo disco, dal disco di immediata pubblicazione a breve. Devo dire che la trovo una canzone ben riuscita. È un esperimento sicuramente a fuoco. È una fotografia ben fatta. Ed è una fotografia dell'anima e del suono dei Killers tradizionale, con questa aggiunta, questa ricerca di stile, uno stile in più che magari prima avevano soltanto nell'impatto. Adesso si vede che vogliono avere impatto, ma far vedere anche che ci tengono a una forma canzone che sia sì pop, ma abbia dentro anche degli elementi più rischiosi. Per esempio, chiudere il brano a 1:40 dalla fine dello stesso con un assolo molto lungo e poi con questa parte di sfumino. Devo dire, tutto quello molto bene. Per il resto è un pop molto preciso, ben arrangiato, con suoni ovviamente di una tradizione pop degli anni Ottanta, ma non inflazionati oltremodo, in un connubio che secondo me è molto buono. Do a questa canzone un ottimo 7, perché non do di più, perché riservo dei voti più alti a esperimenti che sono forse un pizzico meno pop, ma non perché nel pop ci sia qualcosa di sbagliato, ma do un buon 7 perché ho bisogno anche di ascoltare di più. Come ritorno è un ottimo ritorno, quindi mi fa piacere. A me una band come i The Killers fa piacere che esista, non mi crea nessun problema, anzi mi crea un piacere sapere che ci siano. Quindi sapere che ci sono nel 2020 in maniera, in una formula, in una forma che sia buona, mi rende felice. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, ovviamente affollate la sezione commenti, dopodiché se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e noi ci ritroviamo alla prossima pubblicazione di Alive.